questo contagio. L'idea era uscita dalla testa del ministro in persona. Era, da qualsiasi lato la si esaminasse, un'idea felice, se non perfetta, sia per quanto riguardava gli aspetti veramente sanitari del caso, sia per le implicazioni sociali e le conseguenze politiche. Finché non si fossero appurate le cause, o per usare un linguaggio adeguato, l'eziologia del mal bianco, come grazie all'ispirazione di un assessore fantasioso l'indecorosa cecità aveva cominciato a essere designata, finché non si fossero trovate la terapia e la cura, e chissà, magari un vaccino per prevenire l'insorgenza di casi futuri, tutte le persone che erano diventate cieche, nonché quelle che vi fossero state in contatto fisico o in vicinanza diretta, sarebbero state radunate e isolate in modo da evitare ulteriori contagi, i quali, nel verificarsi, si sarebbero moltiplicati più o meno secondo ciò che matematicamente si suole denominare come progressione geometrica. Quod era demonstrandum, concluse il ministro. In parole, alla portata di tutti, si trattava in sostanza di mettere in quarantena tutta quella gente, secondo l'antica prassi ereditata dai tempi del colera e della febbre gialla, quando le imbarcazioni contaminate o solo sospette di infezione dovevano rimanere al largo per 40 giorni. Vediamo come va. Queste medesime parole, vediamo come va, intenzionali dal tono ma sibilline in mancanza di altre, furono pronunciate dal ministro, che in seguito precisò il proprio pensiero. Volevo dire che potrebbero essere 40 giorni, ma anche 40 settimane, o 40 mesi, o 40 anni. Bisogna però che non escano. Adesso rimane da decidere dove li metteremo, signor Ministro, disse il Presidente della Commissione Logistica di Sicurezza, rapidamente nominata all'uopo che avrebbe dovuto incaricarsi del trasporto, isolamento e rifornimento dei pazienti. Di che possibilità immediate disponiamo? Volle sapere il Ministro. Abbiamo un manicomio vuoto, sfitto, in attesa di destinazione, alcune installazioni militari non più utilizzate a seguito della recente ristrutturazione dell'esercito, una fiera industriale in avanzata fase di completamento, e c'è inoltre, non sono riuscita a spiegarmene il perché, un ipermercato in fallimento. Secondo lei quale andrebbe meglio ai nostri fini? La caserma è quella che offre migliori condizioni di sicurezza, naturalmente. Ha però un inconveniente, è troppo grande, che renderebbe difficile e dispendiosa la sorveglianza degli internati, me ne rendo conto. Quanto all'ipermercato, ci sarebbero da calcolare probabilmente impedimenti giuridici vari, questioni legali da tenere in conto. E la fiera, signor Ministro, credo sia preferibile non pensarci, perché all'industria non piacerebbe di certo, lì ci sono investiti miliardi, in questo caso resta il manicomio. Sì, signor Ministro, il manicomio. E allora vada per il manicomio. Del resto, sotto tutti i punti di vista, è quello che presenta migliori condizioni, perché non solo è circondato da un muro per tutto il suo perimetro, ma ha anche il vantaggio di essere costituito da due ali, una da destinare ai ciechi propriamente detti e un'altra ai sospetti, oltre a un corpo centrale che fungerà, per così dire, da terra di nessuno, attraverso cui coloro che siano diventati ciechi passeranno per andare a raggiungere coloro che lo erano già. C'è un problema. Quale, signor Ministro? Saremo obbligati a mettere del personale per dirigere i trasferimenti e mi sa che non potremo contare sui volontari. Non credo sia necessario, signor Ministro. Ci spieghi meglio. Qualora uno dei sospetti di infezione diventi cieco, come è naturale che succeda, prima o poi, stia certo, signor Ministro, che gli altri, coloro i quali hanno ancora la vista, lo metteranno fuori all'istante. Ha ragione, proprio come non permetterebbero l'ingresso di un cieco cui fosse venuto in mente di cambiare posto. Buona idea, grazie, signor Ministro. Allora possiamo ordinare di procedere? Sì, a carta bianca. La Commissione agì con rapidità ed efficacia. Prima di sera erano già stati radunati tutti i ciechi di cui si aveva notizia e anche un certo numero di presunti contagiati, quantomeno quelli che era stato possibile identificare e localizzare con una rapida operazione di rastrellamento effettuata soprattutto negli ambienti familiari e professionali dei colpiti dalla perdita della vista. I primi a essere trasportati nel manicomio sgombrato furono il medico e sua moglie.
C'erano soldati di guardia. Il portone fu aperto giusto per farli passare e subito richiuso. A mo' di corrimano, una grossa corda andava dal portone alla porta principale dell'edificio. Un po' più avanti, sulla sinistra, c'è una corda. Afferratela e proseguite sempre dritto fino ai gradini. I gradini sono 6, li avvisò un sergente. All'interno la corda si divideva in 2, una diramazione a sinistra, l'altra a destra. Il sergente gli aveva urlato: «Attenzione, il vostro lato è il destro!» Mentre trascinava la valigia, la moglie guidava il marito verso la camerata che si trovava più vicina all'ingresso. Era lunga come un'antica infermeria, con 2 file di letti che erano stati dipinti di grigio, ma la cui vernice aveva cominciato a scrostarsi da un pezzo. I copriletti, le lenzuola e le coperte erano dello stesso colore. La moglie condusse il marito in fondo alla camerata, lo fece sedere su uno dei letti e gli disse: «Non muoverti, vado a vedere com'è». C'erano altre camerate, corridoi lunghi e stretti, stanze che un tempo dovevano essere gabinetti medici, latrine sudice, una cucina che ancora non aveva perduto l'odore del cibo cattivo, un grande refettorio con tavoli da ripiani rivestiti di zinco, 3 celle imbottite fino all'altezza di 2 metri e rivestite di sughero da lì in su. Nel retro dell'edificio c'era un recinto in abbandono con alberi malandati e tronchi sembrava che fossero stati scorticati. Dappertutto si vedeva spazzatura. La moglie del medico rientrò. In un armadio aperto a metà trovò alcune camicie di forza. Quando raggiunse di nuovo il marito, gli domandò: «Riesci a immaginare dove ci hanno portato?» «No», e stava per raggiungere in un manicomio, ma lui la prevenne. «Tu non sei cieca, non posso consentirti di restare qui». «Sì, hai ragione, non sono cieca. Gli chiederò di portarti a casa, dirò che li hai ingannati per restare con me. Non vale la pena, da fuori non ti sentono e anche se ti sentissero non ti darebbero retta. Ma tu vedi, per il momento la cosa più sicura è che diventerò cieca anch'io uno di questi giorni o fra un minuto. Vattene via, per favore, non insistere. Del resto scommetto che i soldati non mi farebbero neanche metter piede sui gradini. Non ti posso obbligare, infatti no, amore mio». «Non puoi, resto per aiutare te e gli altri che verranno, ma non dir loro che ci vedo». «Quali altri? Non crederai che saremo gli unici? È una follia, per forza siamo in un manicomio». Gli altri ciechi arrivarono insieme. Li avevano presi nelle rispettive case, uno dopo l'altro, quello dell'automobile prima di tutti, il ladro che l'aveva rubata, la ragazza dagli occhiali scuri, il ragazzino strabico. No, lui no, lui andarono a prenderlo all'ospedale dove la madre lo aveva portato. La madre non era con lui, non aveva avuto l'astuzia della moglie del medico. Dichiarare di essere cieca senza esserlo è una creatura semplice, incapace di mentire anche a fin di bene. Entrarono nella camerata inciampando, brancolando nel vuoto. Qui non c'erano corde a guidarli, avrebbero dovuto apprendere a spese dei propri dolori. Il ragazzino piangeva, voleva la mamma, e la ragazza dagli occhiali scuri cercava di calmarlo. Ora viene, gli diceva. Coronavirus. E siccome portava gli occhiali poteva essere cieca, ma poteva anche non esserlo. Gli altri muovevano gli occhi da un lato e dall'altro e non vedevano niente, mentre lei con quegli occhiali, solo perché diceva ora viene, sembrava quasi che stesse vedendo entrare dalla porta la madre disperata. La moglie del medico avvicinò le labbra all'orecchio del marito e sussurrò: «Ne sono entrati 4, una donna, 2 uomini e un ragazzo». «Gli uomini che aspetti hanno?» domandò il medico a voce bassa. Lei li descrisse: «Lui, quello lì non lo conosco, l'altro, da come l'ha descritto, ha tutta l'aria di essere il cieco venuto in ambulatorio. Il piccolo ha uno strabismo e la donna porta occhiali scuri, sembra carina. Ci sono venuti tutti e 2. Per via dei rumori che facevano mentre cercavano un posto dove sentirsi sicuri, i ciechi non udirono questo scambio di parole. Probabilmente pensavano non ci fosse nessun altro nelle stesse condizioni e non avevano perduto la vista da sufficiente tempo perché il senso dell'udito gli si fosse avvivato al di sopra della norma. Infine, quasi fossero giunti alla conclusione che non valeva la pena lasciare il certo per l'incerto, ciascuno si sedette sul letto contro cui aveva, per così dire, inciampato, vicinissimi i 2 uomini, ma senza saperlo. A voce bassa, la ragazza continuava a consolare il ragazzino: «Non piangere, vedrai che tua mamma non tarderà». Poi si fece silenzio. «E allora?»
La moglie del medico disse, in modo da essere udita in fondo alla camerata, dove era la porta. Qui siamo in due, quanti siete voi? La voce in attesa fece sobbalzare i neo arrivati, ma i due uomini rimasero zitti. Rispose la ragazza: siamo quattro, credo. Qui ci siamo questo bambino e io. Chi altri? Perché gli altri non parlano? Domandò la moglie del medico. Ci sono io, mormorò, come se gli costasse pronunciare le parole, una voce di uomo. E io, borbottò a sua volta, contrariata, un'altra voce maschile. La moglie del medico si disse fra sé: si comportano come se temessero di farsi riconoscere. Li vedeva contratti, tesi, il collo allungato come se fiutassero qualcosa. Ma curiosamente le espressioni erano simili, un misto di minaccia e di paura. Eppure la paura dell'uno non era come quella dell'altro, e non lo erano neppure le minacce. Che ci sarà fra loro, pensò. Vado avanti, eh. Allora c'è questa strana epidemia, la gente diventa cieca e allora cominciano a metterli in isolamento. E c'è questo dottore, questo oculista che è stato uno dei primi, con la moglie vengono messi in un... In quel momento si udì una voce forte e secca, voce di qualcuno che dal tono sembrava abituato a dare ordini. Veniva da un altoparlante fissato sopra la porta da cui erano entrati. Fu pronunciata 3 volte la parola attenzione, poi la voce attaccò. Al governo rincresce di essere stato costretto a esercitare energicamente quello che considera suo diritto e suo dovere. Proteggere con tutti i mezzi la popolazione nella crisi che stiamo attraversando, quando sembra si verifichi qualcosa di simile a una violenta epidemia di cecità, provvisoriamente designata come mal bianco, e desidererebbe poter contare sul senso civico e la collaborazione di tutti i cittadini per bloccare il propagarsi del contagio. Nell'ipotesi che di contagio si tratti, nell'ipotesi che non ci si trovi unicamente davanti a una serie di coincidenze per ora inspiegabili. La decisione di riunire in uno stesso luogo tutte le persone colpite e in un luogo prossimo ma separato quelle che con esse abbiano avuto qualche tipo di contatto non è stata presa senza seria ponderazione. Il governo è perfettamente consapevole delle proprie responsabilità e si aspetta da coloro ai quali questo messaggio è rivolto che assumano anch'essi, da cittadini rispettosi quali devono essere, le loro responsabilità, pensando anche che l'isolamento in cui ora si trovano rappresenterà, al di là di qualsiasi altra considerazione personale, un atto di solidarietà verso il resto della comunità nazionale. Detto ciò, richiamiamo l'attenzione di tutti alle istruzioni che seguono. Primo, le luci si manterranno sempre accese. Sarà inutile qualsiasi tentativo di manovrare gli interruttori, non funzionano. Secondo, chi abbandonerà l'edificio senza autorizzazione verrà immediatamente passato per le armi. Ripeto, immediatamente passato per le armi. Terzo, in ogni camerata esiste un telefono che potrà essere usato solo per richiedere all'esterno prodotti per l'igiene e la pulizia. Quarto, gli internati laveranno manualmente i propri indumenti. Quinto, si raccomanda l'elezione dei responsabili di camerata. Si tratta di una raccomandazione, non di un ordine. Gli internati si organizzeranno come meglio credono, purché rispettino le suddette regole e quelle che verranno enunciate qui di seguito. Sesto, 3 volte al giorno saranno depositate razioni di cibo alla porta d'ingresso, a destra e a sinistra, destinate rispettivamente ai pazienti e ai sospetti di contagio. Settimo, tutti gli avanzi dovranno essere bruciati, considerandosi avanzi all'uopo non solo ogni tipo di cibo avanzato, ma anche le casse, i piatti e le posate, che sono di materiale combustibile. Ottavo, l'operazione dovrà essere effettuata nei cortili interni dell'edificio o nel recinto. Nono,
Gli internati sono responsabili di tutte le eventuali conseguenze di tali operazioni di incenerimento. Decimo, in caso di incendio, sia esso fortuito o intenzionale, i pompieri non interverranno. Undicesimo, gli internati non dovranno contare su alcun tipo di intervento dall'esterno nell'ipotesi che fra di essi si verifichino malattie, nonché l'insorgere di disordini o aggressioni. Dodicesimo, in caso di morte, qualunque ne sia la causa, gli internati sotterreranno senza formalità il cadavere nel recinto. Tredicesimo, la comunicazione fra l'ala dei pazienti e l'ala dei sospetti di contagio avverrà tramite il corpo centrale dell'edificio, lo stesso da cui siete entrati. Quattordicesimo, i sospetti di contagio che dovessero diventare ciechi passeranno immediatamente nell'ala destinata a coloro che già lo sono. Quindicesimo, questa comunicazione sarà ripetuta tutti i giorni a questa stessa ora, per conoscenza dei nuovi ammessi. Il governo e la nazione si aspettano che ciascuno compia il proprio dovere. Buonanotte. Nel silenzio che seguì si udì chiaramente la voce del ragazzino. Voglio la mamma, ma le parole furono articolate senza alcuna espressione, come un ripetitore automatico che prima avesse lasciato in sospeso una frase e adesso fuori tempo la trasmettesse. Il medico disse: gli ordini che abbiamo sentito non lasciano dubbi, siamo isolati, più isolati di quanto probabilmente lo sia mai stato nessuno, e senza speranza di poter uscire da qui prima che si scopra il rimedio per la malattia. La sua voce mi è nota, disse la ragazza dagli occhiali scuri. Sono medico, sono un oculista. È il medico che ho consultato ieri, è la sua voce. Sì, e lei chi è? Avevo una congiuntivite, suppongo di averla ancora, ma adesso, cieca per cieca, ormai non avrà più importanza. E quel piccino che sta con lei, non è mio, io non ho figli. Ieri ho visitato un ragazzino strabico. Sei tu? Domandò il medico. Sì, signore. La risposta del ragazzo ebbe un tono di dispetto di chi non ha gradito sentir menzionato il proprio difetto fisico, e aveva ragione che simili difetti, questi e altri, solo per il fatto di parlarne dall'essere a stento percepibili, diventano più che evidenti. C'è qualcun altro che conosco? Domandò ancora il medico. Non c'è per caso quel signore che ieri è venuto nel mio ambulatorio accompagnato dalla moglie, quello che è diventato cieco all'improvviso mentre era in automobile? Sono io, rispose il primo cieco. C'è ancora un'altra persona, si presenti per favore. Ci hanno costretti a vivere insieme, non sappiamo per quanto tempo, quindi è indispensabile conoscerci. Il ladro della macchina bofonchiò a denti stretti, sì, ritenendo che ciò bastasse a confermare la sua presenza, ma il medico insistette. La voce è di una persona relativamente giovane, lei non deve essere il malato anziano, quello della cataratta. No, dottore, non lo sono. Com'è che è diventato cieco? Ero per la strada e poi niente, ero per la strada e sono diventato cieco. Il medico stava aprendo bocca per domandare se anche la cecità dell'ultimo intervenuto fosse bianca, ma tacque. A che scopo, a che serviva, qualunque fosse stata la risposta, e bianca o nera la cecità, da lì non sarebbero usciti. Tese la mano incerta verso la moglie, la incontrò a metà strada. Lei andò a baciargli il viso. Nessuno avrebbe potuto più vedere questa faccia avvizzita, la bocca spenta, gli occhi morti, vitrei, spaventosi, perché sembrava che vedessero e non vedevano. Arriverà anche il mio turno, pensò, quando forse in questo istante, senza darmi il tempo di concludere ciò che mi sto dicendo in qualsiasi momento, come loro, o forse mi sveglierò cieca, o lo diventerò chiudendo gli occhi per dormire, credendo di essermi solo addormentata. Guardò i quattro ciechi. Erano seduti sui letti con ai piedi quel poco bagaglio che avevano potuto portare. Il ragazzino con il suo zainetto, gli altri con le valigie piccole, come per un fine settimana. La ragazza dagli occhiali scuri chiacchierava a voce bassa con il ragazzo, nella fila opposta vicini con un solo letto in mezzo, il primo cieco e il ladro della macchina erano l'uno davanti all'altro, senza saperlo. Il medico disse: tutti abbiamo sentito gli ordini. Accada quel che accada, una cosa è certa, nessuno verrà ad aiutarvi, perciò sarebbe preferibile che cominciassimo a organizzarci subito, perché
Non ci vorrà molto prima che questa camerata si riempia di gente, questa e le altre. Come sa che ci sono altre camerate? Domandò la ragazza. Abbiamo fatto un giro prima di approdare qui. Questa era più vicina alla porta d'ingresso, spiegò la moglie del medico, mentre stringeva il braccio del marito per raccomandargli di stare attento. Disse la ragazza, sarebbe meglio che lei, dottore, fosse il responsabile, è pur sempre un medico. A cosa serve un medico senza occhi né medicine? Ma è per l'autorità. La moglie del medico sorrise. Penso che dovresti accettare se gli altri sono d'accordo, è chiaro. Non credo sia una buona idea, perché per il momento siamo solo in sei, ma domani saremo certamente di più. Verrà gente tutti i giorni, sarebbe come scommettere sull'impossibile contare che fossero tutti disposti ad accettare un'autorità che non hanno scelto e che per giunta non avrebbe niente da dare in cambio della loro deferenza, il che sarebbe come supporre che riconoscessero un'autorità e una regola. Allora sarà difficile vivere qui. Saremo molto fortunati se sarà solo difficile. La ragazza dagli occhiali scuri disse: La mia intenzione era buona, ma veramente, dottore, ha ragione lei, ciascuno tirerà l'acqua al proprio mulino. Spinto forse da queste parole, o non potendo più reggere dalla rabbia, uno degli uomini si alzò bruscamente in piedi. Questo signore qui è il colpevole della nostra infelicità. Se avessi gli occhi lo farei fuori, sbraitò, mentre indicava nella direzione in cui credeva stesse l'altro. Non si era sbagliato di molto. Ma il drammatico gesto risultò comico perché il dito puntato accusatore indicava un innocente comodino. Stia calmo, disse il medico. In un'epidemia non ci sono colpevoli, ci sono soltanto vittime. Se io non fossi stato quella brava persona che ho dimostrato di essere, se non lo avessi aiutato ad arrivare a casa avrei ancora i miei occhi. Ma chi è lei? Domandò il medico, ma l'accusatore non rispose, sembrava già contrariato di aver parlato. Allora si udì la voce dell'altro uomo. Mi ha condotto a casa, è vero, ma poi si è approfittato del mio stato per rubarmi la macchina. È falso, non ho rubato niente. Invece sì, me l'ha rubata. Se qualcuno le ha fregato la macchina, non sono stato io. Ed ecco la ricompensa per la mia buona azione. Sono cieco. E poi dove sono i testimoni? Vorrei vederli. La discussione non risolve niente, disse la moglie del medico. La macchina è là fuori, voi siete qua dentro. È meglio facciate la pace, ricordatevi che vivremo insieme. Chi non vivrà con lui, lo so io, disse il primo cieco. Voi fate come volete, io me ne vado in un'altra camerata. Non resto accanto a un mascalzone come questo che è stato capace di derubare un cieco. Lui si lamenta di essere cieco per causa mia, e allora che si cecasse, almeno c'è ancora un po' di giustizia a questo mondo. Afferrò la valigia e strascicando i piedi per non inciampare, brancolando con la mano libera, attraversò la corsia che separava le due file di brande. Dove sono le camerate? Domandò, ma non arrivò ad udire la risposta, seppure qualcuno gliela diede, perché all'improvviso si ritrovò in un parapiglia di braccia e gambe. Il ladro della macchina metteva in atto alla meglio la minaccia di vendicarsi del responsabile dei propri mali. Scusatemi, vi posso Ciao, lasciare? sì, ciao. Sabato, domani. Va bene, Domani? sì. Domani avete da andare da qualche parte? No, Prima? no, no, domani No? no. Va Ciao, aspetta. bene, Ciao, ciao. buona serata. Ciao, No, ciao, ciao. no, no, no. Ciao, arrivederci. Ciao. Madonna. Il ladro della macchina metteva in atto alla meglio la minaccia di vendicarsi del responsabile dei propri mali. Chi sotto, chi sopra, rotolarono nel poco spazio sbattendo qua e là contro i piedi dei letti, mentre di nuovo spaventati il ragazzino strabico ricominciava a piangere e a chiamare la mamma. La moglie del medico afferrò il marito per un braccio, sapeva che da sola non ce l'avrebbe fatta a mettere fine alla zuffa e lo condusse lungo la corsia fin dove si dibattevano, ansimando gli infuriati lottatori. Guidò le mani del marito, lei stessa si occupò del cieco che trovò più a portata di mano e a gran fatica riuscirono a separarli. Vi state comportando in maniera stupida, rimproverò il medico. Se avete in mente di far diventare questo posto un inferno, continuate pure, siete sulla buona strada, ma ricordatevi che siamo in mano a noi stessi. Aiuti da fuori, nessuno. Avete sentito cosa ho detto? Lui mi ha rubato la macchina, piagnucolò il primo cieco, più ammaccato dell'altro. Lasci perdere, adesso non fa differenza, disse la moglie del medico.
ormai non poteva più servirsene quando gliel'hanno rubata. Infatti, ma era mia e questo ladro me l'ha portata via, non so dove. È molto probabile, disse il medico, che la sua macchina sia nel posto dove quest'uomo è diventato cieco. Lei, dottore, è un tipo sveglio. Sì, non c'è dubbio, disse il ladro. Il primo cieco fece un movimento come per liberarsi dalle mani che lo tenevano, ma senza forzare, quasi avesse capito che nell'indignazione, ancorché giustificata, gli avrebbe restituito la macchina, né la macchina gli avrebbe restituito gli occhi. Ma il ladro minacciò. Se credi che non ti succederà niente, ti sbagli di grosso. Ti ho rubato la macchina, sì, sono stato io a rubartela, ma tu a me hai rubato la vista. Chi è più ladro fra noi due? Finitela, protestò il medico. Qui siamo tutti ciechi e non ci lamentiamo né accusiamo nessuno. Con il male altrui ci credo, rispose il ladro sdegnoso. Se vuole andare nell'altra camerata, disse il medico al primo cieco, mia moglie potrà guidarla, si orienta meglio di me. Ho cambiato idea. Preferisco restare in questa. Il ladro lo canzonò. Il piccino ha paura di star solo, non sia mai che compaia il bau bau. Basta, urlò il medico spazientito. Oh, dottorino, bofonchiò il ladro, guardi che qui siamo tutti uguali, a me non dà mica ordini. Non le sto dando ordini, le dico solo di lasciare in pace quest'uomo. Va bene, ma attenzione. Perché quando mi salta la mosca al naso, amico come tutti, ma nemico come pochi. Con gesti e movimenti aggressivi, il ladro cercò il letto su cui era seduto prima, vi spinse la valigia sotto, poi annunciò: io mi corico. Dal tono fu come se avesse detto: avvisare, voltatevi di là perché mi devo spogliare. La ragazza dagli occhi scuri disse al ragazzino strabico: vai a letto anche tu. Rimani qui da questo lato, se hai bisogno di qualcosa durante la notte chiamami. Voglio fare pipì, chiese il ragazzo. Udendolo, tutti sentirono una repentina, urgentissima voglia di urinare, pensarono con queste o con altre parole. E adesso come la risolviamo? Il primo cieco tastò sotto il letto per vedere se c'era una bacinella, ma allo stesso tempo, desiderando che non ci fosse perché si sarebbe vergognato di farla lì davanti agli altri. Non potevano vederlo, certo, ma il rumore è indiscreto, impossibile da mascherare. Gli uomini almeno possono usare un trucco che per le donne non è possibile, in questo sono più fortunati. Il ladro si era seduto sul letto, stava dicendo: merda, dov'è che si piscia in questo posto? Ma come parla? C'è un bambino, protestò la ragazza dagli occhiali scuri. Sì, bella mia, ma o trovi un posto o la tua creaturina se la farà nei pantaloni. Disse la moglie del medico: forse posso trovare io i gabinetti. Mi ricordo di aver sentito un certo odore. Vengo con lei, disse la ragazza dagli occhiali scuri, tenendo per mano il ragazzino. Penso sia meglio andare tutti, osservò il medico, così impareremo la strada per quando ne avremo bisogno. Ti ho capito, pensò il ladro della macchina, ma non si azzardò a dirla a voce alta: tu non vuoi che la tua mogliettina debba accompagnarmi a pisciare ogni volta che ne ha voglia. Il pensiero, per quell'implicito secondo senso, gli provocò una piccola erezione che lo sorprese, come se il fatto di essere cieco dovesse aver avuto come conseguenza la perdita o la diminuzione del desiderio sessuale. Bene, pensò, in definitiva non tutto è perduto. Tra morti e feriti qualcuno scamperà. E poi, estraniandosi dalla conversazione, cominciò a fantasticare. Non gliene diedero il tempo. Il medico stava dicendo: facciamo una fila, mia moglie andrà in testa, ciascuno metta la mano sulla spalla di chi gli sta davanti, così non ci sarà pericolo di perderci. Disse il primo cieco: io con questo non ci vado. Si riferiva ovviamente a chi lo aveva derubato. O perché si cercavano, o perché si evitavano, ma a stento riuscivano a muoversi nella stretta corsia, tanto più che anche la moglie del medico doveva procedere come se fosse cieca. Finalmente la fila risultò ordinata. Dietro la moglie del medico c'era la ragazza dagli occhiali scuri con il ragazzino strabico per mano, poi il ladro in mutande e canottiera, subito dopo il medico e alla fine, per il momento in salvo da eventuali aggressioni, il primo cieco. Avanzavano molto lentamente, come se non si fidassero di chi li guidava. Con la mano libera tastavano continuamente l'aria, cercando al passaggio l'appoggio di qualcosa di solido, una parete, lo stipite di una porta. In fila dietro alla ragazza dagli occhiali scuri, il ladro, stimolato dal profumo che emanava da lei e dal ricordo
della recente elezione, decise di usare le mani con maggior profitto, con una accarezzandole la nuca sotto i capelli e con l'altra direttamente, senza cerimonie, palpandole il seno. Lei si agitò per sottrarsi a quel gesto sfrontato, ma lui la teneva ben stretta. Allora la ragazza scagliò con forza una gamba all'indietro come per dare un calcio. Il tacco della scarpa, sottile come uno stiletto, andò a infilzarsi nella coscia nuda del ladro, che cacciò un urlo di sorpresa e di dolore. «Cosa c'è?» domandò la moglie del medico, guardando indietro. «Sono io che ho inciampato», rispose la ragazza dagli occhiali scuri. «Deve aver pestato qualcuno». C'era già un po' di sangue fra le dita del ladro che, gemendo e imprecando, tentava di rimediare agli effetti dell'aggressione. «Sono ferito. Questa qui non vede dove mette i piedi. E lei non vede dove mette le mani», rispose seccamente la ragazza. La moglie del medico capì cosa era successo. Prima sorrise, ma subito si rese conto che la ferita aveva un brutto aspetto. Il sangue scorreva sulla gamba del povero diavolo e non c'erano né acqua ossigenata né mercurio cromo, né cerotti, né bende, nessun disinfettante, niente. La fila si era sciolta. Il medico domandava: «Dov'è che è ferito?» «Qui, qui, dove? Alla gamba, non lo vede? Quella lì mi ha infilzato con un tacco della scarpa». «Ho inciampato, non è colpa mia», ripeté la ragazza, ma subito dopo esplose, esasperata: «Questo mascalzone mi stava toccando, chi credeva che fossi?» La moglie del medico intervenne: «Adesso però è necessario lavare questa ferita e fasciarla». «E l'acqua dov'è?» domandò il ladro. In cucina c'è acqua. Ma non c'è bisogno che andiamo tutti. Mio marito e io accompagniamo questo signore, voi altri aspettate qui, non tarderemo». «Voglio fare pipì», disse il ragazzino. «Resisto un pochettino, torniamo subito». La moglie del medico sapeva che avrebbe dovuto girare una volta a destra, una volta a sinistra, poi proseguire per un lungo corridoio che faceva angolo retto. La cucina era in fondo. Trascorsi pochi minuti, fece finta di essersi sbagliata, si fermò, tornò indietro, poi esclamò: «Ah, ora mi ricordo!» E quindi andarono direttamente in cucina. Non c'era altro tempo da perdere, la ferita sanguinava abbondantemente. All'inizio l'acqua uscì sporca, fu necessario aspettare che si schiarisse. Era tiepida, stagnante, come se fosse rimasta lì a imputridire all'interno dei tubi. Ma il ladro l'accolse con un sospiro di sollievo. La ferita aveva un brutto aspetto. «E adesso come gliela fasciamo la gamba?» domandò la moglie del medico. Sotto un tavolo c'erano alcune pezze sporche che dovevano essere... «Ti sei stufata?» «No». «Che dovevano essere degli strofinacci. Aspetta un po', no? Ma sarebbe stata una grave imprudenza utilizzarle come bende. Mi pare che qui non c'è niente», disse fingendo di andare in cerca. «Ma io non posso rimanere in questo stato, dottore. Il sangue non si ferma. Per favore, mi aiuti e scusi se poco fa sono stato maleducato con lei», si lamentava il ladro. «La stiamo aiutando, è ciò che stiamo facendo», disse il medico. «E poi si tolga la canottiera, non c'è altro da fare». Il ferito bofonchiò che gli serviva, ma se la tolse. Rapidamente la moglie del medico la rotolò, la avvolse attorno alla coscia, strinse con forza e riuscì, con le punte costituite dalle bretelle e dall'orlo, a fare un nodo grossolano. Non erano movimenti che un cieco potesse eseguire facilmente, ma lei non volle perdere tempo con ulteriori simulazioni, bastava già l'aver finto di essersi perduta. Al ladro gli parve di vederci qualcosa di anormale. Era il medico, secondo la logica, pur non essendo altro che un oculista, che avrebbe dovuto fargli la fasciatura, ma la consolazione di sapersi curato si sovrappose ai dubbi in tutti i casi vaghi che per un momento gli avevano sfiorato la coscienza. Con l'uomo zoppicante raggiunsero di nuovo gli altri e la moglie del medico vide immediatamente che il ragazzino strabico non ce l'aveva fatta più e aveva urinato nei pantaloni. Né il primo cieco né la ragazza dagli occhiali scuri si erano accorti di quanto era successo. Ai piedi del ragazzo si allargava una pozza di urina, l'orlo dei pantaloni gocciolava ancora, ma come se niente fosse la moglie del medico disse: «Andiamo un po' in cerca di questi gabinetti». I ciechi mossero le braccia davanti alla faccia cercandosi l'un l'altro, non la ragazza dagli occhiali scuri, che dichiarò subito di non voler più stare davanti a quello sfacciato che l'aveva toccata. Infine si ricostituì la fila scambiandosi di posto il ladro e il primo cieco col medico in mezzo. Il ladro zoppicava un po' di più, trascinava la gamba. Quella sorta di laccio emostatico lo infastidiva e la ferita gli pulsava talmente forte che era come se il cuore avesse cambiato posto e adesso si trovasse in fondo a quel foro. La ragazza dagli occhiali scuri
Teneva di nuovo il ragazzino per mano, ma questi stava il più discosto possibile per paura che qualcuno notasse la sua negligenza, come il medico che fiutò. Qui c'è una puzza di urina e la moglie ritenne di dover confermare l'impressione. Sì, veramente c'è puzza. Non poteva dire che veniva dai gabinetti perché ne erano ancora lontani e dovendo comportarsi come se fosse cieca, tantomeno avrebbe potuto dire che l'odore veniva dai calzoni bagnati del ragazzo.